Sono 8 gli attuali contagiati in città, un risultato importante che lascia supporre che non manca molto all'agognato momento in cui Civitavecchia sarà finalmente Covid free. Gianrico Ruzza, 57 anni, è il nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, è stato nominato da Papa Francesco per andare a sostituire Monsignor Luigi Marrucci. L'estate 2019 è caratterizzata dalla brutta sorpresa dei parcheggi a pagamento, quella 2020, dall'app In Spiaggia, necessaria per accedere alle spiagge libere di Sant'Agostino. È stata festeggiata in modo ridotto la festa della Repubblica, il sindaco tedesco ed il comandante della Cesiva Minghetti hanno deposto una corona al monumento dei caduti. Buonasera dal nostro telegiornale. Zero nuovi casi di Covid-19 ed un guarito a Civitavecchia. La Regione Lazio ha comunicato che non ci sono nuovi casi positivi riscontrati in tutto il territorio della ASL Roma 4. Come detto, in città è guarita una persona, ospite dell'RSA Bello Sguardo. Dall'inizio dell'epidemia a Civitavecchia sono stati 293 i positivi riscontrati, compresi 41 decessi e 244 guariti, per un totale di 8 positivi allo stato attuale. La nuova fase dell'emergenza coronavirus, quella del tutti liberi, non poteva iniziare nel migliore dei modi a Civitavecchia. Da ieri e per la prima volta dopo settimane di grande angoscia, caratterizzati da centinaia di contagiati e 41 vittime, in gran parte nelle RSA, in città il numero delle persone positive al virus è sceso, come abbiamo appena sentito, sotto le 10 unità. Intanto da oggi, con la riapertura della circolazione tra le regioni, sono aumentati i controlli all'interno del porto. Il servizio. 9, soltanto 9 contagiati a Civitavecchia. Era dai primi giorni di marzo che la città non contava su numeri così bassi, potremmo dire marginali, di persone positive al coronavirus. Lo hanno certificato ieri nel quotidiano bollettino sul Covid-19 l'assessorato regionale alla sanità e la ASL Roma 4. Un importante risultato che lascia supporre che non manca molto all'agognato momento in cui Civitavecchia sarà Covid free, ovvero una città nella quale non sono presenti contagiati. Un risultato importante qualora si consideri, come già richiamato più volte, la difficilissima situazione che si era creata alla fine di aprile, con 3 distinti focolai che avevano fatto temere l'istituzione della zona rossa. Dal possibile isolamento, Civitavecchia è passata nell'arco di un mese e mezzo ad una situazione quasi ottimale, con meno di 10 contagiati. Il risultato va mantenuto e c'è solo un modo per mantenerlo, ovvero osservare le 3 facili regole che devono diventare un'abitudine di vita. Indossare le mascherine in pubblico, lavare frequentemente le mani e mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre persone. Niente libera tutti, quindi. Libera tutti, ma quello buono, e si spera foriero di importanti sviluppi sul piano economico, è invece partito oggi. Da oggi niente più autocertificazioni e soprattutto possibilità di muoversi tra una regione e l'altra. Per Civitavecchia la disposizione ha un significato straordinariamente importante. Può infatti riprendere anche il traffico passeggeri da e per la Sardegna e la Sicilia. Le grandi compagnie di navigazione, peraltro, hanno già iniziato una massiccia campagna pubblicitaria per richiamare i turisti a servizi delle loro navi. Tutto sarà comunque gestito nella massima sicurezza. Per disposizione della stessa Regione Lazio, attraverso un'ordinanza emanata ieri dal presidente Nicola Zingaretti, è stato infatti previsto che gli armatori e i vettori marittimi in genere avranno la responsabilità di controllare con termoscanner i passeggeri sia all'andata che all'arrivo. Un ulteriore elemento di sicurezza che non può certo far male. Gianrico Ruzza, 57 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, è il nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. È stato nominato da Papa Francesco per andare a sostituire Monsignor Luigi Marrucci, che nel marzo scorso ha compiuto 75 anni e, secondo quanto previsto dal codice di diritto canonico, aveva rimesso il suo mandato pastorale nelle mani del Santo Padre. Monsignor Ruzza aveva ricoperto ultimamente l'incarico di vescovo titolare di Suba Augusta fino al maggio dello scorso anno. È stato prelato segretario del Vicariato di Roma e vescovo ausiliare di Roma per il settore centro. Negli ambienti vaticani viene descritto come una personalità molto vicina a Papa Bergoglio. La cerimonia di passaggio delle consegne con Monsignor Marrucci, che rimarrà comunque a Civitavecchia, città alla quale è rimasto profondamente legato, potrebbe svolgersi già entro la fine di questo mese.
Parliamo di cronaca, momenti di paura questa mattina intorno alle 11.30 in via Roma, all'altezza dell'incrocio con via Apollo d'Oro. Uno scooterone ed un'auto sono venuti a contatto, ad avere la peggio è stato il Centauro, per il quale è stato necessario l'intervento dell'ambulanza nonostante fosse comunque cosciente. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sta lavorando la polizia locale, immediatamente intervenuta insieme alla polizia per i rilevamenti del caso. Ancora cronaca, intervento dei vigili del fuoco in via Giuseppe Castagnola nel quartiere di San Liborio. I pompieri ieri sono accorsi per spegnere un incendio che si è sviluppato nel campo al lato della strada su segnalazioni di alcuni abitanti della zona allarmati dal fumo. Le fiamme hanno bruciato l'erba secca, i vigili del fuoco hanno lavorato duramente per avere la meglio delle fiamme e per evitare che si propagassero alle vicine abitazioni. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o strutture. Entriamo nella politica. Massimo Boschini è il nuovo capogruppo di Forza Italia. Succede a Giancarlo Frascarelli che assieme a Pasquale Marino ha deciso la scorsa settimana di lasciare il gruppo consigliare azzurro e di approdare al gruppo misto. La nomina di Boschini consente adesso la ripresa dell'attività della conferenza dei capigruppo, impegnata peraltro a definire il calendario delle sedute consigliari dedicate alla discussione e all'approvazione del bilancio di previsione 2020. Conferenza dei capigruppo convocata per venerdì prossimo. Intanto questa mattina, nel corso della trasmissione TRC Mattina Live, il nuovo capogruppo di Forza Italia ha parlato delle voci sul rimpasto. Sentiamo. Ci sono delle novità? Ci sarà questo rimpasto? Non ci sarà? Voglio essere, diciamo, sincero in tutto. A parte che il gruppo nostro, che è quello di Forza Italia, abbiamo sempre ribadito che, indipendentemente da come oggi diciamo siamo rappresentati in consiglio comunale, da un gruppo di 3 rispetto a un gruppo di 5, noi dobbiamo partire da una base di partenza che è quella del risultato del 2019, nel quale Forza Italia ha determinato un risultato, come dire, soddisfacente non solo a livello comunale, ma diciamo nell'intero paese. Quindi, quindi questo, partiamo da questo presupposto, da un presupposto del 15%. È chiaro che non è che tutte le volte che magari ci sono degli equilibri che vanno a cambiare, si deve ricambiare l'assetto di quello che è oggi la giunta comunale. Noi partiamo da questa base, poi è chiaro che possiamo anche ragionare, diciamo, sugli orientamenti per trovare un assetto, come dire, determinato a rilanciare poi l'azione amministrativa. Però su questa base di partenza il gruppo di Forza Italia, nei rappresentanti che sono quelli del coordinatore provinciale, dal coordinatore comunale ai coordinatori regionali, purtroppo questa, diciamo, è la base, diciamo, di partenza e la base di fine. D'Ottavio e De Paoli sono i vostri assessori, Boschini. Qualche voce parla di D'Ottavio come il possibile sacrificabile di questa riorganizzazione. Risulta? No. Al momento a noi non risulta. Il momento, noi abbiamo detto, e sarà anche oggetto non solo oggi ma nelle prossime ore, perché noi, diciamo, questo impasse lo dobbiamo uscire al più presto, perché ci chiama la città, ci chiama sicuramente ad avviare un'azione, rilanciare un'azione amministrativa, soprattutto in un momento come questo, che stiamo nella piena emergenza Covid. Quindi la città è rivolta più a vedere l'attività amministrativa rispetto a quelle che possono essere gli assetti e gli equilibri. Però purtroppo questo, diciamo, questo impasse blocca l'attività, e quindi noi siamo pronti, diciamo, a rilanciarlo sulla base che ho già confermato e ribadito che Forza Italia diciamo propone e determina che i suoi assessori sono 2, e sono l'assessore De Paulis e l'assessore Dottore. E sono intoccabili, Boschini? Sono intoccabili perché il risultato del 15% determina questo. Poi certo, i problemi penso che sono di altri gruppi politici, non sono i nostri al momento, indipendentemente, anche perché quando sono usciti fuori 2 rappresentanti della Lega, che poi sono riusciti, uno è andato addirittura al gruppo misto, non mi sembra che ci sia stata da parte nostra un rilancio dell'attività amministrativa. Quindi questo è stato veramente il senso di responsabilità che abbiamo sicuramente confermato. Nel primo quadrimestre 2020, 5 delle 6 farmacie comunali di Civitavecchia hanno registrato un attivo con i ricavi netti che hanno superato i costi di produzione, facendo registrare un risultato positivo grazie ad un fatturato cresciuto con un minimo del 20% e un massimo del 50%. Lo certifica CSP, ricordando che nel 2018-2019 le farmacie comunali avevano conosciuto un periodo di significativa difficoltà e che i correttivi posti in essere negli ultimi mesi stanno quindi fornendo riscontri estremamente positivi. In una ipotetica classifica in testa
si piazza la farmacia della Borgata Aurelia, ma ottimi segnali di crescita si registrano anche da quelle di Boccelle, Cisterna e Matteotti. Un po' più di difficoltà Calamatta, che mantiene comunque la propria quota di mercato e che risente da una parte della mancanza di parcheggi nelle vicinanze e del blocco del traffico croceristico. Per CSP un discorso a parte va fatto per la farmacia della stazione, aperta senza una valutazione di mercato, ed inoltre particolarmente colpita dall'emergenza sanitaria che ha determinato una pesante riduzione degli utenti, soprattutto turisti. La partecipata anticipa che sulla farmacia della stazione andranno svolte alcune analisi e assunte decisioni, quantomeno nel caso in cui l'emergenza sanitaria dovesse proseguire. Cambiamo argomento, brutta sorpresa per gli appassionati frequentatori della spiaggia di Sant'Agostino. Per la prima volta, quello che bene o male è stato il mare dei Civitavecchiesi potrà essere raggiunto solamente dopo una prenotazione possibile attraverso un'applicazione messa in piedi dal comune di Tarquinia, a cui appartiene il territorio di Sant'Agostino, nella parte dove si trovano le spiagge libere e gli stabilimenti balneari. Una situazione che rischia di creare problemi, in particolare alle persone anziane. Il servizio. L'estate 2019 caratterizzata dalla brutta sorpresa dei parcheggi a pagamento. Quella del 2020 dalla app, ovvero dall'applicazione in spiaggia, che può essere scaricata direttamente dalle maggiori piattaforme digitali. Non è un bel periodo, insomma, per i civitavecchiesi, e sono tantissimi che amano vivere la loro estate al mare, negli stabilimenti e in questo specifico caso all'interno delle spiagge libere di Sant'Agostino. Dopo aver istituito la sosta a pagamento lo scorso anno, il comune di Tarquinia quest'anno ha varato l'app per disciplinare gli accessi all'arenile, onde evitare assembramenti di persone. Il provvedimento, oggetto di una specifica ordinanza da parte del sindaco della cittadina etrusca, non riguarda ovviamente solo le spiagge libere che si trovano a Sant'Agostino, ma anche quelle presenti in tutte le altre località di sua competenza territoriale, come ad esempio San Giorgio e le Saline. L'utilizzo della spiaggia sarà quindi consentito soltanto alle persone che si saranno prenotate attraverso l'applicazione, a verificare il rispetto di quanto contenuto nell'ordinanza del sindaco, che riguarda anche tutti i comportamenti che dovranno tenere i frequentatori delle spiagge, erano presenti già da domenica scorsa, oltre al personale della Polizia Locale di Tarquinia, anche gli stewards direttamente selezionati dal comune etrusco. Insomma, non si preannuncia un'estate facile per i tanti civitavecchiesi abituati da tempo immemore ad usufruire delle libere di Sant'Agostino. Gli accessi saranno, come visto, limitati e possibili solamente a coloro che prenoteranno avvalendosi dell'applicazione. Un sistema che appare difficilmente digeribile dalle persone di una certa età, poco avvezze ad usare lo smartphone. Intanto il lungo weekend appena trascorso è stato caratterizzato a Civitavecchia da controlli sulle spiagge libere condotti da una trentina di volontari dei gruppi e dei nuclei ambientali cittadini, che hanno verificato il rispetto delle misure di prevenzione e il mantenimento delle distanze di sicurezza nella fascia di litorale compresa tra la Frasca ed il Marangone. E anche Palazzo del Pincio pensa ad un'applicazione per consentire alle persone di prenotare la loro presenza sulle spiagge libere. Un'indicazione al riguardo è arrivata direttamente dall'assessore all'ambiente Manuel Magliani. E così come era avvenuto per la festa della liberazione il 25 aprile, per l'anniversario del primo bombardamento aereo di Civitavecchia il 14 maggio, anche la festa della Repubblica è stata festeggiata in formato ridotto a causa delle limitazioni dovute all'emergenza Covid-19. La cerimonia ha visto il sindaco Ernesto Tedesco e il generale Claudio Minghetti, comandante della Cesiva, deporre una corona al monumento ai caduti. Alla cerimonia hanno presenziato anche un rappresentante delle associazioni combattentistiche e d'arma e un rappresentante dell'ANPI. Riviviamo qualche momento della cerimonia nel servizio del nostro Salvatore Rocchetti. Ero preoccupato, che dico, ma può stare? In televisione già abbiamo visto le frecce tricolori sull'altare della patria e qui ancora non si vede niente. Speriamo che muovendo. Io tutti gli anni sto qui. Tutte le volte io sono figlio del partigiano, di Danilo.
della Repubblica a tutti. Non abbiamo programmato proprio per evitare che ci facessero l'assembramento. Purtroppo siamo ancora in una fase di emergenza. Grazie. La fase 2 non incide, almeno per il momento, sulla qualità dell'aria. C'era molta attesa per i nuovi dati di Arpalazio sull'inquinamento atmosferico, visto che avrebbero riguardato la prima settimana nella quale hanno praticamente riaperto tutte le attività ed in particolare gli esercizi commerciali. Ebbene, i dati sono più che tranquillizzanti, addirittura migliori rispetto a quelli della settimana precedente. Il servizio. La fase 2 non porta ad una ripresa dell'inquinamento atmosferico. C'era grande attesa per il nuovo bollettino settimanale di Arpalazio, quello relativo al periodo compreso tra il 18 e il 24 maggio, visto che avrebbe riguardato il primo periodo successivo alla ripresa totale delle attività. Ebbene, nella terza e più importante settimana post-lockdown, i valori degli agenti inquinanti controllati dalle centraline disseminate lungo la città hanno dato risultati eccellenti, rimanendo sostanzialmente immutati rispetto a quelli del report precedente. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, è tornata virtualmente in testa via Roma, ma con soli 25 microgrammi al metro cubo, un valore nettamente inferiore rispetto a quelli a cui eravamo abituati da anni. In via Morandi gli ossidi di azoto si sono attestati sui 23 microgrammi, a Villa Albani sui 20 e al Porto sui 18. Addirittura in calo le polveri sottili. Il PM10, che nel precedente report aveva ampiamente superato i 20 microgrammi al metro cubo, nella settimana considerata ha fatto registrare 19 microgrammi in centro città e 15 al porto. Ancora bassi i valori del monossido di carbonio, come sempre osservato speciale, considerata la presenza della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord, misurati a 0,2 microgrammi al metro cubo in città e a 0,6 microgrammi al metro cubo a Fiumaretta. È poi tornato a scendere il benzene, passato da 0,3 a 0,2 microgrammi a Fiumaretta, mentre l'ozono è rimasto assolutamente stabile a 77 microgrammi al metro cubo. Ottimale anche la situazione nei quartieri. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il record positivo anche stavolta aspetta a Sant'Agostino, con soli 5 microgrammi al metro cubo, che supera di pochissimo Aurelia, e il Faro con 6 microgrammi. A Campo dell'Oro si è arrivati a 10 microgrammi come a San Gordiano, mentre a Fiumaretta si sono raggiunti gli 11, contro i 20 del precedente report. Per quanto riguarda infine le polveri, si va dai 13 microgrammi di Aurelia ai 15 di Sant'Agostino, per passare poi ai 18 di Campo dell'Oro e ai 19 di Fiumaretta, del Faro e di San Gordiano. Complessivamente i valori sono in calo rispetto alla scorsa settimana. Sono iniziati e andranno avanti per tutta la settimana le operazioni di spazzamento, di serbo, pulizia delle strade, sfalcio e pulizia del verde pubblico nel quartiere di Borgata Aurelia. La squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali è intervenuta in via Somma, via Pizzetti, via Zandonai, piazza Piccolomini, via Perosi e via Paganini. I lavori sono ancora in corso e proseguiranno anche nella giornata di dei prossimi giorni. Anche gli operatori della squadra del verde questa mattina si sono recati nel quartiere di Borgata Aurelia per effettuare lo sfalcio e la pulizia del verde pubblico. Passiamo allo sport. Brutta sorpresa per il CRC: alla società rugbistica locale hanno danneggiato trattori, provocando danni per decine di migliaia di euro. Qualcuno ha messo zucchero e sale all'interno dei serbatoi dei mezzi che si trovano all'interno della Moretti della Marta. Delusione e sconcerto nella società biancorossa, che parla apertamente di attrezzature danneggiate da soggetti invidiosi e cattivi, peraltro immortalati da telecamere nascoste. Il Pala Grammatico non risorgerà nella sua vecchia sede, a dichiarare l'assessore all'urbanistica Sandro De Paulis, che è intervenuto per parlare della situazione della tensostruttura crollata lo scorso 26 febbraio 2018 durante la grande nevicata che ha lasciato senza una casa la Flavioni, società di pallamano. De Paulis ha spiegato che in via Betti è previsto un progetto di riqualificazione urbana da parte di Comune Ater e che quindi difficilmente il Pala Grammatico verrà ricostruito in via Betti, quindi nella stessa area. Dubbi sulle soluzioni alternative per trovare un luogo dove far risorgere l'impianto, visto che l'assessore all'urbanistica ha parlato di idee su cui ragionare. E chiudiamo con una segnalazione: alcuni telespettatori ci hanno contattato da Viale Baccelli, di fronte al Civico 186, come si vede nella foto che ci è stata inviata. Ormai da settimane aumenta il numero di buste con deiezioni dei cani che si accumulano, uno scenario che va avanti quindi da tempo e che non ha visto l'intervento di CSP per l'eliminazione, così come il paletto di ferro, che andrebbe rimosso per la sua pericolosità. Come di consueto, giriamo la segnalazione
agli organi competenti. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.